tutti. Noi torniamo sulla tematica che è quella che è stata affrontata nel primo contributo, e la affrontiamo secondo un punto di vista probabilmente diverso, che arriveremo forse a conclusioni simili ma partendo da presupposti un po' diversi. Il nostro approccio è in realtà un approccio pedagogico, essendo il nostro gruppo di lavoro formato da me, che sono pedagogista, la nostra collega che è una statistica esperta in metodologia, e a Giuseppina Lelozze che è una psicologa. Il primo dato che dobbiamo far vedere, che forse è utile anche per capire cosa sta succedendo nella scuola italiana rispetto alla presenza degli allievi stranieri, è una serie storica che va dal 1982-84 al dato del 2016-2017, che è quello che poi noi analizzeremo più approfonditamente. La domanda che è stata fatta all'intervento precedente ci sottolinea come il fenomeno, come è stato chiaramente compreso, è un fenomeno ormai strutturale nella scuola italiana, infatti vediamo che la linea si sta in qualche modo appiattendo, diciamo, ma è forse uno, la presenza degli allievi stranieri è forse uno dei pochi fattori dinamici in positivo della scuola italiana, nel senso che se guardiamo ai dati forniti dal MIUR, noi vediamo che l'unico fattore che fa crescere la popolazione studentesca italiana, uno dei pochi forse, è appunto la presenza degli allievi stranieri. Infatti vediamo che nell'anno scolastico 2016-2017 noi abbiamo circa 826.000 studenti stranieri nelle classi italiane, con un aumento rispetto all'anno precedente di circa 11.000 unità. Essendo un fenomeno strutturale, abbiamo anche una distribuzione abbastanza omogenea a livello diverso. Che accoglie anche senza virgolette per prima gli studenti stranieri in Italia, ma poi si stanno in qualche modo distribuendo in maniera abbastanza omogenea su tutti i gradi scolastici. Quello che ci preme sottolineare è che comunque la situazione italiana nel contesto europeo e internazionale in realtà ha delle peculiarità che fanno sì che forse noi oggi affrontiamo con tanto interesse e con tanto ardore una questione che per altri sistemi scolastici magari sarà anche già ampiamente sorpassata, nel senso che gli stranieri nel sistema educativo non hanno una storia lunghissima. Il primo salto migratorio positivo si ha nel 1976, che anche se ci sembra così lontano, poi effettivamente è abbastanza vicino se poi si deve parlare di cambiamenti così grossi e così importanti. Come seconda caratteristica abbiamo, come poi è stato anche un po' citato, una estrema eterogeneità e una bassa concentrazione di gruppi nazionali in contesti locali. Noi abbiamo, e questa è proprio una peculiarità italiana legata probabilmente alla geografia dell'Italia, anche alla storia dell'Italia, abbiamo circa più di 200 nazionalità tra i banchi di scuola. Chiaramente le nazionalità sono più presenti anche a senso comune ci possiamo arrivare alla mia Romania e Marocco, ma poi abbiamo tantissime altre università che fanno sì che la risposta educativa potrebbe essere comunque una risposta molto specifica e molto capillare. Cerca
di integrare nelle sue classi gli stranieri seguendo un'ottica tendenzialmente inclusiva attraverso due strategie in particolare. Da un lato favorire ambiti di accoglienza per tutti gli alunni italiani e stranieri per promuovere l'educazione di tutti gli alunni come cittadini del futuro, come futuri cittadini del mondo, ma anche individuare strategie didattiche idonee per favorire l'inclusione degli studenti stranieri per scuole italiane, quindi tutto ciò che è specifico per alunni con un background migratorio. Quindi accoglienza, insegnamento dell'italiano come lingua seconda, valorizzazione del genere della cultura più indigene e anche attività interculturali. Questa seconda traiettoria nella nostra ottica, nel nostro obiettivo, che non funziona proprio, è comunque, questo per noi è fondamentale perché ci dà una misura di quanto poi l'educazione interculturale sia adatta a garantire a tutti le stesse opportunità e le stesse aspirazioni verso il futuro. Cioè la scuola italiana riesce in qualche modo a garantire a tutti gli studenti, se la scuola italiana riesce a garantire a tutti gli studenti la stessa possibilità di progredire nel sistema scolastico stesso verso il futuro. In Italia, come già sappiamo, che dai 14 anni scelgono tra i indirizzi che sono stati già citati, più la formazione professionale che neanche noi abbiamo tenuto in considerazione, che noi non abbiamo tenuto in considerazione in questa analisi. E vediamo che c'è questo atteggiamento che è diametralmente opposto, italiani nei licei e stranieri tendenzialmente nei tecnici e nei professionali. Un dato interessante sul caso italiano che vi voglio dare perché ci servirà per spiegare anche parte dei nostri risultati è che a volte dimentichiamo forse che a partire dal 1969, con il grande processo di democratizzazione che ha coinvolto la scuola italiana, questo processo ha coinvolto anche l'università, cioè dal 1969 tutti i tipi di scuola secondaria di secondo grado hanno dato il libero accesso all'università. Quindi una situazione che poi è cambiata proprio diametralmente. Perché? I colleghi hanno citato Bidon, noi sto all'esterno sotto l'andata. Noi citiamo un pedagogista che è Pierolo Palmas, che comunque distingue i fattori interni, che sono quelli che conosciamo, quindi dalla legalità, la capitale sociale della famiglia, aspettative, gruppo di ripari che influiscono sulla scelta scolastica operata dagli alunni, stranieri e non. Abbiamo poi anche dei fattori esterni all'alunno, che sono le aspettative e le raccomandazioni degli insegnanti e anche dei genitori, e il funzionamento di una singola scuola, perché noi sappiamo che la scuola educa sia con il curriculum, quello ministeriale, che poi viene adattato con l'autonomia delle scuole, ma poi c'è anche tutto quello che è il curriculum nascosto, cioè tutto ciò che non è esplicito nella scuola, ma che educa in maniera simile, se non a volte più forte. In mezzo a questo noi andiamo... Noi abbiamo le aspettative e le aspirazioni degli studenti, quello che realmente gli studenti vogliono fare nel loro futuro, i loro desideri, i loro sogni, se vogliamo. L'obiettivo quindi del nostro lavoro è quello di verificare se il modello interculturale italiano è in grado di garantire pari opportunità agli studenti con background migratorio e se lo studente straniero riesce, può in qualche modo progredire attraverso il sistema educativo al pari con i colleghi italiani. Nello specifico vogliamo verificare se gli studenti stranieri hanno le stesse aspirazioni per il futuro rispetto ai colleghi italiani, controllando per alcuni fattori di fondo come il genere, la regolarità nel percorso di studi, il livello socio-economico della famiglia e le competenze scolastiche. Passo la parola alla collega che vi parlerà dei dati.
Allora, per indagare questo che era il nostro obiettivo di ricerca, abbiamo utilizzato, non troppo sorprendentemente, i dati INVALSI, anche noi, ma la scelta è stata principalmente motivata dal fatto che davvero pensavamo che fossero una ricchezza per questo tipo di analisi che volevamo svolgere, in primis perché, come è stato più volte ribadito, potevamo avere accesso a un dato di tipo censuario, di popolazione, e quindi che rappresentasse con un unico sguardo proprio la realtà italiana. Inoltre è un dato sempre aggiornato perché le rilevazioni sono annuali e che ci consentiva di avere uno sguardo complessivo per gli studenti sulle loro performance in italiano e matematica, ma anche sulle loro caratteristiche in quanto studenti, sia personali, sia in termini di background culturale e familiare, e sia ci sono nel questionario studente che viene somministrato ai gradi 5 e 10 informazioni anche relative proprio alle attitudini rispetto alla scuola e a queste aspettative scolastiche per il futuro, che era un po' il nostro tema di ricerca. Tutte queste informazioni relative agli studenti sono ovviamente collegabili tra loro, quindi è stato possibile per noi costruire un dataset ad hoc per questa analisi che collegasse tutte le informazioni attraverso un identificativo dello studente. I dati specifici che abbiamo utilizzato sono stati quindi i dati relativi al grado 10 di istruzione per l'anno 16-17, e come è stato già espresso nella prima presentazione in particolare, ci troviamo a questo punto del percorso di studi dello studente già in un momento in cui c'è stata una canalizzazione dei percorsi di studi, c'è stato uno snodo molto importante delle traiettorie, e lo studente in 16 anni, insomma in grado 10, ha già fatto una scelta tra tre diversi percorsi possibili. E questo è un elemento importante che noi teniamo presente in tutto lo sviluppo del nostro lavoro, perché ovviamente il fatto che abbia fatto una scelta già così importante in precedenza ha un impatto sugli orientamenti futuri. E la popolazione su cui abbiamo lavorato è quindi molto ampia, sono oltre 365.000 studenti distribuiti nei tre canali di studio, come vedete nella parte bassa della diapositiva, il 53% nel liceo, circa il 30% negli istituti tecnici e un 15% circa negli istituti professionali. La variabile chiave per il nostro lavoro è stata questa che abbiamo definito background migratorio e che abbiamo costruito noi a partire da tre variabili dirette che avevamo all'interno del questionario: il luogo di nascita dei genitori dello studente, il luogo di nascita dello studente stesso e dove era applicabile, dove aveva senso utilizzarlo, l'età di arrivo in Italia. Nello schema potete vedere come le diverse combinazioni delle variabili generino le diverse categorie di questa variabile background migratorio. Sulle colonne abbiamo il luogo di nascita dei genitori e sostanzialmente quello che succede è che se i genitori sono entrambi nati in Italia, non importa dove lo studente sia nato, è considerato italiano. E se i genitori sono invece nati all'estero, quindi sono immigrati, abbiamo uno studente che viene comunque considerato con un background migratorio, però se è nato in Italia è la cosiddetta seconda generazione, altrimenti è uno studente che ha genitori immigrati, lui stesso è arrivato in Italia successivamente, quindi in questo caso ci interessa anche l'età di arrivo in Italia. La variabile quindi dettagliata è composta da queste categorie: ci sono i nativi, gli italiani, e poi gli studenti con background migratorio, gli immigrati, che possono essere o nati in Italia oppure arrivati prima dei 3 anni, arrivati in una fascia d'età 4-9 anni, 10-12 o oltre i 12 anni. Abbiamo scelto di dettagliare questa variabile in maniera più specifica perché ci sembrava che la categorizzazione tra prima generazione e seconda generazione fosse un po' troppo netta. Sicuramente uno studente che è arrivato prima dei 3 anni avrà molte caratteristiche simili ad uno studente nato in Italia, anche per la possibile frequenza della CD, sono tutte considerazioni che sono già state fatte nelle presentazioni precedenti. E l'altra variabile di interesse è il nostro outcome, cioè le aspettative di studio. Questa variabile invece è proprio diretta, la ricaviamo dal questionario di grado 10, perché c'è la domanda che chiede allo studente qual è il titolo di studio più alto che pensi di ottenere. E l'abbiamo ricodificata in 3 classi. Una classe è, l'abbiamo chiamata no diploma, sostanzialmente sono gli studenti che dichiarano di non aspettarsi nemmeno di raggiungere il titolo di studio di secondo grado, e considerate che stanno comunque frequentando quel grado scolastico, quindi loro si aspettano di non raggiungere nemmeno quel grado in cui sono iscritti. La categoria del diploma sono tutti gli studenti che dichiarano come aspettativa di raggiungere il titolo di studio di scuola secondaria superiore e fermarsi. L'università sono
ricadono nell'università quegli studenti che dichiarano di aspettare, di aspettarsi un raggiungimento, un titolo di studio superiore alla, al titolo di scuola secondaria, generalmente ovviamente coincide con la laurea. Siamo partiti quindi dall'osservazione del legame che c'è tra il background migratorio e l'aspettativa di studio. Qui la barra blu rappresenta la percentuale di studenti che si aspettano un titolo di studio universitario, e la barra viola quelli che dichiarano di aspettarsi il raggiungimento del diploma, la barra rossa invece la percentuale di studenti che dichiara di non aspettarsi di raggiungere nemmeno il titolo di studio di scuola secondaria. I raggruppamenti rappresentano diverse categorie secondo l'origine, quindi partendo da sinistra abbiamo i nativi e poi mano a mano degli studenti con background migratorio con un'età di arrivo in Italia che cresce sempre di più, quindi il gruppo tutto sulla destra è quello teoricamente più svantaggiato, cioè degli studenti che sono figli di stranieri che sono arrivati in Italia oltre i 12 anni di età. Da questo primo punto di vista abbiamo fatto ovviamente il collegamento con, qui ci ha introdotto molto bene la prima presentazione, il fatto che consideravamo che questi studenti erano già iscritti però a una scuola secondaria che ovviamente indirizzava le loro scelte successive. Sapevamo dalla letteratura, da altri studi, dal senso comune che ovviamente la distribuzione degli studenti secondo il background migratorio nelle diverse tipologie di scuola superiore non è equilibrata, sicuramente c'era una disuguaglianza, siamo andati ad osservarla e questo è lo stesso tipo di grafico in cui però la barra blu rappresenta la frequenza dei licei, quella viola negli istituti tecnici, quella rossa nei professionali e qui vediamo come la frequenza dei licei sia praticamente un appannaggio esclusivo come categoria predominante per gli italiani, è diciamo la categoria più frequente solo per gli italiani e mano a mano c'è un gradiente di decremento della proporzione di studenti nei licei, di crescita molto netta degli studenti che invece frequentano gli istituti professionali. Questo risultato ovviamente ce lo aspettavamo, crediamo che sia collegato con il precedente, però a questo punto abbiamo osservato che questo, chiamiamolo svantaggio nella distribuzione degli studenti stranieri per tipologia di scuola superiore, era in realtà più netto di quella che era la differenza nelle loro aspettative. Come se la situazione attuale fotografasse uno svantaggio maggiore, ma se poi chiedevamo loro che cosa li aspettasse fossero un pochino più vicini. L'ultima categoria, per esempio, qui non raggiunge probabilmente nemmeno il 25%, mentre nella slide precedente era intorno al 30%, superava il 30%. È stata diciamo, un'impressione che ha costituito però una prima osservazione che ci ha incuriosito e è diventato poi un po' il cuore della ricerca che abbiamo portato avanti. Abbiamo voluto approfondirla guardando proprio i numeri. Qui ci sono parecchi numeri, ma noi ci concentriamo su queste due colonne. Per riga ci sono gli studenti secondo la loro origine, quindi sempre italiani e le varie generazioni migratorie. E poi abbiamo la distribuzione per tipo di scuola superiore e per aspettativa di studio. Quello che si può notare abbastanza chiaramente da questa diapositiva è che per gli italiani le percentuali che frequentano il liceo rispetto a coloro che dichiarano di voler raggiungere un titolo di studio universitario sono praticamente sovrapponibili. Sappiamo che il legame è anche molto forte e quindi ci aspettiamo che sostanzialmente gli studenti che hanno scelto il liceo sono anche quelli che si aspettano di andare all'università. Per gli studenti invece di origine straniera, le percentuali di aspettative universitarie sono sempre superiori, a volte anche molto superiori, alle percentuali di studenti che sono al liceo. Guardate per le seconde generazioni, il 39% frequenta il liceo, ma il 46% vuole andare all'università. E insomma, si aspetta di accedere all'università. L'ultima colonna è proprio questo, chiamiamolo surplus di studenti che si aspetta un titolo di studio universitario pur frequentando un indirizzo di studio che non è quello liceale. E ci ha incuriosito questo risultato e quindi abbiamo visto da questo tipo di proporzioni che c'erano quindi gli studenti che non frequentavano il liceo ma che comunque aspiravano a un titolo di studio universitario e abbiamo cercato di capire chi fossero e dove fossero e li abbiamo trovati principalmente distribuiti negli istituti professionali dove si verifica questo tipo di situazione, cioè l'aspettativa di studio degli studenti con background migratorio è più alta, la proporzione di coloro che si esprimono a favore dell'università, voler accedere all'università è sempre più alta rispetto alla stessa proporzione per gli italiani, quindi negli istituti professionali. Se guardiamo i soli italiani, un 13% è orientato a proseguire con l'università, mentre per gli stranieri questa percentuale è più alta, variando dal 17 al 20%, ma insomma è più alta per tutte le categorie di studenti con background migratorio. Questo è un risultato
lo stesso ci ha interessato perché era un po' un ribaltamento di quello che è il risultato atteso che normalmente insomma, abbiamo osservato, abbiamo trovato nei nostri dati, perché per questa particolare tipologia di studenti le aspettative degli studenti con background migratorio erano più alte di quelle degli italiani. Lo abbiamo quindi approfondito con un'analisi più raffinata, con un'analisi con un modello logistico in cui la variabile di outcome era l'aspettativa di studio pari alla laurea, e l'abbiamo tarato, diciamo, stratificato solo per gli istituti professionali, e abbiamo poi controllato per una serie di variabili che potevano determinare un effetto di distorsione, quindi lo abbiamo, diciamo, controllato per le possibili variabili di bias. I risultati che vi mostriamo sono in termini di odds ratio, quindi i valori superiori a 1 indicano una più alta propensione verso l'università, mentre i valori inferiori a 1 una propensione minore. Qui ci sono diversi modelli, ma ve li mostro, diciamo, come sguardo complessivo. Ci interessa il primo blocco di risultati, che è la propensione all'università per la diversa origine degli studenti, mano a mano controllata per un numero maggiore di possibili variabili di confondimento. Il primo modello è senza variabili, il secondo modello abbiamo inserito il genere, si vede che tendenzialmente le donne hanno una maggiore propensione all'università, ma comunque questo effetto non incide, non modifica sostanzialmente il risultato che avevamo ottenuto. Nel terzo modello inseriamo anche un controllo per lo status socio-economico, che ovviamente ha un gradiente positivo, quindi più alto lo status socio-economico, più alta la propensione all'università, ma i coefficienti relativi all'origine degli studenti non si riducono, anzi si accentuano, diciamo, indicandoci che se noi confrontiamo lo studente straniero e lo studente italiano con le stesse disponibilità economiche, con lo stesso background socioculturale, a maggior ragione lo studente con un background migratorio aspira di più all'università rispetto all'italiano. E questo ve lo mostro in realtà proprio velocemente perché è un altro tipo di analisi in cui sostanzialmente abbiamo reintrodotto tutti gli indirizzi di studio e abbiamo confrontato in due modelli separati gli italiani e gli stranieri per vedere l'effetto della macrotipologia, e sostanzialmente l'idea che vorrei, diciamo, sottolineare da questo risultato è che il tipo di scuola che si è scelto come scuola superiore ha un effetto molto più alto per gli italiani, cioè un maggiore condizionamento, diciamo così, rispetto agli stranieri, per cui è un po' più sfumata. Quindi, concludendo, diciamo, considerazioni conclusive, ci è sembrato, diciamo, come prima interpretazione una buona notizia osservare che, perché ci fossero delle disuguaglianze in termini di scelta di scuola superiore, poi queste non si traducessero immediatamente in una, diciamo, in un rinforzo dell'immobilità sociale. E al pari di questo abbiamo iniziato a considerare se non fosse probabile che la scelta della scuola superiore sia in realtà percepita differentemente tra italiani e stranieri, e per gli italiani sia più una scelta di lunga prospettiva, per cui scelgo un certo tipo di scuola superiore perché ho già in mente tutto il percorso successivo, se scelgo il liceo già so che vorrò andare all'università, se scelgo il professionale sono più orientato al lavoro, mentre per lo straniero è una scelta forse con un margine e un orizzonte un pochino più breve che non preclude il mantenimento delle aspirazioni più elevate. Abbiamo anche, diciamo, cercato delle possibili spiegazioni, ma su questo siamo molto aperti a suggerimenti e considerazioni perché sono le nostre prime ipotesi di interpretazione dei dati. Sicuramente c'è un fattore legato proprio a un'eredità forse culturale che noi abbiamo, per cui siccome il libero accesso all'università è in realtà, insomma, non recentissimo, come ha introdotto Veronica, è una riforma che c'è stata nel 69, ma forse ci portiamo un po' un retaggio di una segmentazione del corso di studi che gli stranieri invece percepiscono meno e beneficiano di più di una certa flessibilità di passaggio da un indirizzo di studio al percorso universitario. È anche vero che gli studenti con un'origine, un background migratorio probabilmente hanno una visione diversa proprio dell'inserimento del mercato del lavoro, e per loro può essere, diciamo, una base di sicurezza frequentare un istituto professionale, per cui c'è, diciamo, una base che facilita un possibile inserimento nel mercato del lavoro, ma non preclude il procedere verso l'università. E infine, anche questo si aggancia molto a considerazioni che sono state già fatte, sicuramente, no, pure qua non si vede, ma insomma le ultime due era, sicuramente c'è un effetto di influenza sia degli aspetti legati alla scuola sia di quelli legati ai genitori, che per gli studenti con background migratorio probabilmente sono più forti, più sentiti, e quindi c'è un indirizzo da parte di
diciamo, di fattori esterni che magari non sono perfettamente allineati con la visione che lo studente stesso ha del proprio percorso, per cui fa una scelta, ma contemporaneamente mantiene delle aspettative diverse, non perfettamente allineate con questa scelta. Però insomma, su questi aspetti esplicativi rimaniamo assolutamente aperti alle vostre considerazioni, commenti, ci saranno sicuramente utili, grazie mille.